Sì, l'abbiamo preparata così, i ragazzi sono stati bravi perché poi tutto quello che abbiamo provato siamo riusciti. La squadra ha fatto una buona partita, siamo stati intensi, aggressivi, abbiamo avuto coraggio. Dispiace per il gol che abbiamo preso, che chiaramente ha rotto gli equilibri, l'episodio è girato per loro. C'è qualche episodio che mi piacerebbe rivedere, ormai conta zero, però fino alla fine siamo stati pericolosi, fino al 90esimo abbiamo avuto la palla con Orlando. Chiaramente cercando di recuperare abbiamo dato un po' il fianco alla Salernitana per i calciatori che ha, sicuramente ha creato qualche pericolo, ma siamo stati poi bravi nelle letture successive sulla fase difensiva. Si è inciampato su qualche calciatore della Salernitana che era lì. Però ripeto, è giusto per curiosità, chiaramente la partita poi avrebbe preso una piega diversa, però noi abbiamo il dovere, ormai finita la partita, di guardare avanti e di guardare a quello che sarà il futuro del Messina. Fine partita, ho anche con il direttore Fabiani, ho visto anche con la maglia della Salernitana, il legame con Salerno che sta sempre particolare per il nostro. Sì, sì, Salerno è la mia città, oggi chiaramente facevo il tifo per il Messina, da adesso in poi farò il tifo per la Salernitana, è una squadra di attrezzata, il mercato di gennaio diventerà determinante per tante formazioni e mi auguro che sia così anche per voi. La Salernitana ha meritato la vittoria oggi? Ripeto, non lo so, non mi piace entrare in questi discorsi, so quello che ha fatto la mia squadra, che ha fatto il massimo. Contro una squadra importante, siamo stati vivi fino alla fine e faccio i complimenti ai miei ragazzi. Grazie.